somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Dopo la partita tra Jalappas e Planet Win 365 siamo qui con Carlo Ricciardi, oggi migliore in campo dell'incontro. E Carlo, oggi la tua squadra ha vinto per 5-3, merito sicuramente dei tuoi attaccanti, ma anche merito tuo perché hai salvato la porta più volte. Nel primo tempo stavate vincendo per 3-1 e poi il secondo tempo avete fatto vostra la partita. Un po' l'analisi di questa partita, come hai visto la tua squadra? È stata una partita un pochettino sofferente perché all'inizio eravamo in vantaggio, solo che
Poi all'ultimo stavamo soffrendo un pochettino perché loro si erano presi un pochettino di coraggio. Abbiamo visto un forcing finale appunto degli avversari e la tua splendida parata sul finale che ha permesso quindi di tenere il risultato al sicuro, diciamo. Tu sei stato con la squadra già in queste prime tre partite, come sembra che questa squadra si sta evolvendo? Allora, evolvendo piano piano, stiamo mettendo un pochettino in mostra perché le prime due partite sono state un pochettino disastrose perché mancava un pochettino l'attacco, eravamo solo in fase difensiva. E una partita solo in difensiva non si può vincere, ci vuole pure un pochettino d'attacco. Quindi sicuramente le due sconfitte che avete avuto precedentemente sono state ricompensate da questa bellissima vittoria di oggi. Credi che possa, grazie a questa vittoria, insomma, la squadra si possa prendere di coraggio per vincere le prossime gare? Speriamo di sì, speriamo che questa sia una partita di lancio per andare un pochettino più avanti e divertirci un altro po'. In questo torneo è previsto il premio di miglior portiere, visto che tu oggi hai preso i migliori in campo, insomma potresti arrivare a prendere questo titolo. Speriamo bene. Va bene, oggi Carlo, migliore in campo, dedichi a qualcuno la prestazione di questa sera? Alla mia ragazza. Va bene, noi ringraziamo Carlo per la disponibilità e lo rimandiamo alla prossima intervista.